Ben ritrovate e ben ritrovati in questa ottava puntata nella quale affronteremo il discorso del repertorio lirico. Ci sono molte affinità col discorso fatto nella puntata precedente, cioè sul corista classico che affronta un repertorio diverso. Nel senso che comunque anche in questo caso il corista abituato a cantare la polifonia sacra, abituato a cantare la musica romantica, si trova un pezzo operistico. È chiaro che forse sarà, soprattutto se parliamo di coristi italiani, sarà più vicino al suo DNA. Però il rischio è proprio perché il corista è convinto di sapere che l'opera è una cosa forte, una cosa che si canta tanto, c'è il rischio che si ottenga l'effetto opposto, cioè si ottenga un effetto quasi un po' parodistico dell'interpretazione operistica di un coro. Nel caso del pop, io avevo messo prima il problema estetico e poi quello vocale. In questo caso, io metterò prima l'emissione vocale, che mi dovrà di conseguenza influenzare l'atteggiamento estetico. Libiamo la tazza, il cantico, la notte a bella e riso. Quante volte abbiamo assistito a questa cosa? Al corista che dice opera, opera cattivo, opera tutto quello che ho. No, no, opera vuol dire, come nel caso del pop, un certo tipo di emissione. Mentre nel pop lavoreremo molto di meno sul volume e lavoreremo molto di più sul mixaggio delle voci. Nel caso dell'opera, lavoreremo di più sul volume, di più su un'unità di registri, perché l'opera comunque favorisce un'unica voce, come abbiamo fatto l'esempio nella puntata, adesso non mi ricordo che numero era, ma quella in cui parlavo della voce di petto, la voce di petto trascinata e mescolata alle cavità medie e alte, quella è l'emissione lirica, ma questo non vuol dire diventare brutali e crudeli, quindi un'emissione comunque che prima di tutto andrà ad occuparsi della copertura dei suoni, delle vocali, quindi avremo un godiamo la tazza, il cantico, la note a bella e riso. In questa frase noi abbiamo tante cose che abbiamo trovato nelle puntate precedenti. Il tubo aperto, la pronuncia, le consonanti, le piccole agilità, ma non la brutalità, la cattiveria e la sguaiatezza del suono. Sotto l'aspetto estetico, una volta domata la nostra voglia di diventare bruti e di esagerare tutto quello che c'è di teatrale nell'opera, e avremo trovato un'emissione sonora, ma elegante, con delle vocali coperte, ma non intubate, allora, in base a questo atteggiamento vocale, troveremo anche un atteggiamento fisico che sarà certo teatrale, ma non grottesco. Quindi, partendo dal nostro atteggiamento elegante che avremo nel cantare una messa di Mozart o un repertorio romantico, aggiungeremo un pizzico di italianità, diciamo, di teatralità, che ci porterà anche a legare maggiormente, a liberare maggiormente il suono, a fraseggiare con più imponenza, ma mai trasformando il repertorio operistico in qualcosa di grottesco. D'accordo? Spero che sia chiaro. Spero di rivedervi alla prossima puntata e, come ogni volta, mi raccomando, buono studio!